attenderci dai dati genetici, perché i dati genetici apparentemente dicono che dovrebbero ibridizzare continuamente per diventare, per essere quasi come se fosse un'unica specie. Allora, ovviamente, quando hai un risultato promettente, poi hai sempre qualcosa che ti confonde ulteriormente le idee. Sfegodes della costa campana, ok? Zona, ve lo dico anche così la andate a vedere con i vostri occhi per coloro che sono interessati, o perlomeno è sempre stata chiamata Sfegodes, da che ne ho memoria, nella zona che va da Cuma al Castel Volturno, lungo una zona molto disturbata di spiagge, retroduna, eccetera. Quella Sfegodes, che noi abbiamo sempre trattato e considerato come Sfegodes, quando siamo andati a fare gli studi sull'impollinatore non abbiamo trovato Andrena nigrena, che è l'impollinatore classico di Sfegodes. Andrena nigrena l'abbiamo trovata sul Gargano, l'abbiamo trovata in Toscana, l'abbiamo trovata dappertutto. Dove c'era Sfegodes, bene o male troviamo questo. Beh, la Sfegodes campana, di quel tratto delle coste campane, nemmeno quella del Vesuvio, quella delle coste, l'abbiamo trovata sempre impollinata da un altro insetto, da Andrena bimaculata, che non è l'impollinatore di Sfegodes. La cosa ci ha complicato non poco le idee, ce l'ha confuse parecchio anzi, al che abbiamo detto ok, confrontiamo questa Sfegodes delle coste campane con quella del Garigliano, del Vesuvio e soprattutto con quella del Gargano, che, su cui noi abbiamo raccolto un bel po' di dati. Abbiamo fatto l'analisi degli odori. Innanzitutto, per fare questa analisi degli odori abbiamo usato come riferimento anche Exaltata, perché in questi posti c'era anche Exaltata, sia in Campania che sul Gargano. E confrontando gli odori, vedete, l'odore dell'Exaltata, per capirci, di Napoli odora come l'Exaltata del Gargano, sono una sull'altra, sono la stessa macchia, lo stesso odore. La Sfegodes del Gargano odora in modo parzialmente differente da quella di Napoli, cioè non troviamo una perfetta sovrapposizione come più o meno la troviamo in Exaltata. Che cosa significa? In effetti la Sfegodes napoletana odora in modo differente, ma questo è da aspettarselo, perché per attrarre un altro insetto, poiché l'odore è molto specifico, evidentemente deve odorare in modo differente. Allora a questo punto abbiamo fatto un'analisi degli odori e siamo andati a vedere le differenze. Vedete, queste, parto sempre dall'Exaltata, perché l'Exaltata è la situazione che non cambia. L'Exaltata napoletana in rosa odora come l'Exaltata del Gargano, stesso odore, stesso insetto impollinatore. L'Exaltata napoletana ha, questa in verde, ha delle cose che non troviamo, scusatemi, la Sfegodes campana ha degli odori, delle molecole che non troviamo nella Sfegodes del Gargano. Quindi quelle molecole sono probabilmente responsabili dell'attrazione di un altro insetto, invece di Andrena nigrena, di Andrena bimaculata. A questo punto abbiamo fatto un ulteriore esperimento, abbiamo avuto la possibilità, il permesso di raccogliere alcune Sfegodes dalla costa della Campania, le abbiamo messe in vase e portate in Gargano. E lì che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo esposti agli insetti, abbiamo detto ok, vediamo l'insetto cosa sceglie. Ok, proprio si tratta, è come mettere due vestiti davanti a una signora e dire mi dici quale vuoi dei due? E quello che abbiamo visto, quello che abbiamo fatto, siamo stati lì, anche lì abbiamo perso tantissimo tempo, quando l'insetto approcciava il fiore veniva catturato e identificato e ulteriormente confrontavamo anche i pollinodi per vedere se effettivamente era lui. La cosa importante è che abbiamo fatto questo lavoro e quello che abbiamo visto che anche nel caso della Ophrys Sfegodes del Gargano attrae sempre Andrena nigraena, com'è da attenderci per Ophrys, come per esempio Exaltata sia del Gargano che di Napoli, in entrambi i casi loro attraggono sempre Colletes, anche se quella di Napoli, vi ricordate prima ho detto odore un po' strano, abbiamo trovato qualche ucera, non sappiamo se questa ucera può fungere da impollinatore o meno, però diciamo che le due hanno mostrato una leggera differenza. Ma la cosa più importante è che la Sfegodes napoletana attrae innanzitutto Andrena bimaculata. 46 volte abbiamo trovato Andrena bimaculata rispetto a sole 5 volte che abbiamo trovato nigrena. Attenzione, però è vero che attrae un altro impollinatore. Allora, a linea di principio, in linea di logica, vi devo dire che probabilmente bisognerebbe andare a Cuma e definire quella non come Sfegodes ma come un'altra specie.
Però c'è una piccola complicazione: quando io la porto in Gargano, è vero, attrae Andrea Primaculata, ma mi attrae anche Andrea Nigraena, un pochino me l'attrae. Quindi questo che significa? Che se le popolazioni campane e pugliesi poi per un motivo o per un altro si ritrovano in contatto, probabilmente si rifondono, e rifondendosi mischiano di nuovo i loro geni, e mischiando di nuovo i loro geni rendono terribilmente complicata l'analisi tassonomica. Cioè, più probabilmente quello che accade è che localmente la Sphegodes si adatta all'impollinatore più abbondante. Vi devo dire che la Sphegodes campana, quella di questa cosa, è un ambiente molto molto disturbato. Entomologi che lavorano su insetti, che sono venuti a vedere un po' il posto, hanno detto che probabilmente è un ambiente non più idoneo per Nigraena, quindi forse ci sono meno Nigraene ma ci sono molte più Andrena bimaculate, quindi probabilmente la maggior presenza di un nuovo insetto ha fatto spostare tra virgolette l'odore di Sphegodes verso questo nuovo insetto, perché è chiaro, se io non ho più Andrena Nigraena e ciò in mezzo alla mia popolazione di Sphegodes una Sphegodes che è in grado di attrarre un nuovo insetto, questa sarà l'unica tra virgolette a riprodursi l'anno successivo, e i suoi figli, si avranno preso dalla madre, avranno un odore che attirerà il nuovo insetto. Quindi questa azione, che è l'azione poi della selezione naturale, quella di Darwin per capirci, potrebbe spiegare il fatto che queste sono tra virgolette specie fluttuanti, nel senso che oggi è Sphegodes perché attrae Andrena Nigraena, probabilmente tra mille anni non è detto più che sia Sphegodes, o perlomeno è una Sphegodes che attrae un altro insetto e che anche morfologicamente poi come odori noi ci troveremmo a considerarla come un'altra specie. Abbiamo detto, ci siamo chiesti, va bene, attrae un altro insetto, ma sono proprio due cose differenti. L'analisi genetica, mettendo insieme le varie popolazioni, ci dice che quella Sphegodes delle coste campane, pur attraendo un altro insetto, prevalentemente Andrena bimaculata, comunque geneticamente è ancora una Sphegodes, tra virgolette. Cioè, comunque ancora non si è staccato, probabilmente non si staccherà mai, perché magari tra mille anni noi ci saremmo estinti, le coste campane torneranno ad essere un posto meno inquinato e quindi probabilmente tornerà Andrena Nigraena e la popolazione si sposterà di nuovo su Andrena Nigraena. Questa flessibilità, altra cosa curiosa che è venuta un po' fuori, infatti volevo chiedere a qualcuno se ha notizie dell'impollinatore della classica, perché geneticamente non so perché è un po' più vicina alla classica toscana. E quindi ero curioso di sapere se qualcuno avesse mai notato la classica, se attraesse anche Andrena bimaculata. Allora, concludendo un po' tutta la storia, che come vedete alla fine mi riporta un po' al punto di partenza, probabilmente c'è molta situazione di adattamento locale, cioè quelle che sono macro specie, probabilmente quelle che gli inglesi considerano 10 specie, che probabilmente loro considerano 10 specie semplicemente dal punto di vista genetico, ma è ovvio che se queste specie si comportano in questo modo è normale che si mischiano geneticamente, quindi forse da questo punto di vista un criterio di separazione genetica paradossalmente non è troppo corretto da usare per queste specie, mentre invece si deve pensare un po' all'idea che sono specie che attraversano momenti di isolamento e quindi tra virgolette sono specie buone da questo, dal punto di vista biologico, a momenti in cui magari possono ricambiare insetto impollinatore e quindi tornare a mischiarsi magari con qualcun altro. Questa cosa ci spiega il perché poi alla fine, tornando alle nostre analisi genetiche, noi continuiamo a trovare una situazione in cui i geni sono mischiati nel gruppo. Voglio giusto ovviamente ringraziare tutti voi, soprattutto per avervi tediato dopo cena con questa relazione, e grazie ancora per l'invito.